Hai portato anche qualche immagine da commentare insieme, sempre sulla carrellata di immagini di luoghi innevati. Bravissimo, partiamo dall'Appennino Tosco-Emiliano grazie alle foto scattate da Ketty Nanini che al tramonto di sabato ha colto nella maniera migliore l'ora rosa sul Valico delle Radici, quello che separa la provincia di Modena dal versante del Di Lucca, della Garfagnana, con i suoi oltre 1500 metri di quota. Appennino, come sappiamo, generosamente innevato appunto con la perturbazione che ha insistito sull'Italia nell'ultima decina dei giorni, e con le immagini successive la stessa fotrice ci fa ben capire il passaggio dall'ora rosa all'ora blu, quando al crepuscolo, con il sole che ormai sotto l'orizzonte, sono illuminati gli strati più alti della troposfera, invece quelli più a contatto con la Terra sono quelli in cui tornano a dominare le componenti a breve lunghezza d'onda, quindi i colori freddi. Dopo tanto girare sull'Appennino andiamo sulle Alpi grazie alle foto di Francesca Pasqualini che ci porta da Cortina d'Ampezzo, dalla finestra della scuola in cui insegna l'Istituto Omnicomprensivo Valboita. All'alba di mercoledì scorso ha colto prima verso sud la croda da lago con i suoi oltre 2700 metri e poi sempre la più classica en rosadira all'alba, il profilo delle Tofane, degli oltre 3200 metri delle Tofane.